Finalmente dopo 2 anni esatti ricomincio a registrare con la telecamera perché avevo la batteria scarica, proprio per il fatto che eravamo entrati per varie volte con le restrizioni e ovviamente io che non mi sono posata non potevo andare in vari posti per un periodo. Poi vedendo che comunque registravo varie volte col cellulare. Sì, il cellulare mi fa comodo, faccio veloce a montare. Ho sempre utilizzato ovviamente il cellulare. Poi mi dispiaceva non utilizzarlo anche perché magari i video possono venire anche meglio, perché no? Anche perché il cellulare poi mi serve per varie cose. Quindi ho finalmente ripreso la telecamera perché, insomma, per chi non sa la storia, ovviamente mi si era praticamente scaricata la batteria, cioè proprio costata del tutto. Lo so ordinare una simile, però comunque che funziona mi pare benissimo. Ora, siccome io ho lasciato la borsa di là, poi un giorno mentre faccio un vlog, così io ovviamente vi faccio vedere la batteria com'è, cioè è una simile che l'ho messa lì, diciamo, non l'originale, la copia. Però va benissimo lo stesso, mi ha detto la ragazza che sta qui vicino a mezz'ora a piedi da casa mia, che potevo pigliare quella a meno, era simile, stessa funziona, funziona benissimo, quindi è andata bene così. Era non proprio allora, siamo nel 2023, nel 2021 io l'ho richiesta credo proprio in quel momento lì forse, che stavamo proprio entrando in quella fase con le restrizioni, poi forse nei primi, diciamo, del 2022, quindi in realtà sì, effettivamente sono passati 2 anni da quando la batteria mi si era scaricata. Allora, poi faccio un video a parte dove vi spiego alcune cose così, va bene, però intanto riguardo a qualcuno può avere dei dubbi su la rubrica sui carboidrati, zucchero eccetera, perché poi magari ve lo spiego un po' magari più in là, però non è il video adatto perché oggi finalmente vi mostro i miei acquisti riguardo allo shopping fatto sempre da The Denis, perché ve l'ho promesso, qualcuno vuol vedere, ma insomma io vi devo dire una cosa, cioè come brand The Denis è veramente meraviglioso. Ha degli articoli molto validi, ha un po' di tipologie di articoli, cioè uno deve andare a vedere, no? Praticamente sul posto per verificare quello che può servire al momento o no. Adesso, cioè siamo al 29 d'ottobre, siamo quasi a novembre, in realtà fa ancora caldo, non è che faccia proprio freddo, freddo, freddo. Quindi in realtà si può andare su un cotone o su una felpina leggera, però in realtà su quei capi caldi 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 no. Allora io partirei subito, diciamo, sui pantaloni che ne ho trovate varie tipologie. Se vogliamo aspettare vi faccio vedere il tipo, allora quella a stelle che avevo addosso in questi giorni l'ho lavato, poi ve lo faccio vedere magari un giorno. Sì, si sta asciugando. Vi faccio vedere quello leopardato che ho comprato, che è veramente molto molto carino. Aspettate, allora quello leopardato è questo, ok? È questo qui, vi faccio vedere, che a me piace tantissimo. Allora, io questo qui in realtà ancora non me lo sono messo, però cioè in realtà lo potevo mettere anche oggi perché dopo ho detto no, magari faccio rivedere almeno questo in un vlog. Io se no devo stoppare la telecamera. Lo cerco al cellulare, vedete, perché poi le telecamere sono utili, che a volte uno magari cerca qualcosa con la telecamera. Allora, sì, dal cellulare, scusate, questo è il pantalone leopardato, molto molto bello, e questo praticamente l'ho pagato 13 euro. Ho preso anche la canottiera uguale, sì, magari fare completo no, perché uno lo può comprare anche spezzato. Adesso, se avete la pazienza di aspettare, vi faccio vedere i pantaloni The Denis con le stelle. Lo faccio vedere da qui perché in realtà è molto molto bello. Appena la mamma mi ha visto, oh, belli questi, sì,
perché in realtà li uso così, pantaloni te Zenis, oh, fa veloce, perché qui te Zenis donna erano quelli con la stella, cioè volendo me posso anche andare a recuperare i pantaloni, ma è proprio da stirare. Allora, niente, non si trova. Lo vado a prendere dopo, anche se è da stirare perché l'ho lavato ieri. Allora, ho comprato questo beige, cioè questo beige è sempre il solito modello con l'elastico a, diciamo, vedete, sempre il cordoncino come quell'altro, ed è molto molto carino. Non so che colore rende, è tipo, è proprio un bel beige, è proprio un bel color corda che a me piace tantissimo. Costano tutti la stessa cifra. Poi allora ho preso uno militare, cioè l'ho preso così perché adesso mi vesto così, perché, cioè in realtà sono molto comodi anche da indossare per vestirsi casual, così, colore verde, colore militare. Cioè, guardate com'è carino, guardate, cioè rende tantissimo. Poi andiamo con le magliette, diciamo per adesso, cioè anche da per indossare in inverno, perché in realtà con questo caldo io non so più che cavolo mettermi, cioè non so più che cosa mettermi, anche perché in realtà metto la felpa così. Però se magari non fa più freschetto o non si mette una maglietta di cotone sotto e un golfino più leggero sopra. Allora, prima di farvi vedere le magliette, vi faccio vedere l'elastico, questo qui. Questo è morbido morbido, l'ho pagato 3 euro. Non ho l'etichetta perché vi spiego la storia. Un giorno vado per prendere i pantaloni, cioè in realtà vado per prendere le magliette e poi ho comprato anche i pantaloni. Io ho trovato anche l'elastico, mi piaceva. Vabbè, l'elastico me l'hanno lasciato alla cassa. Cioè, in realtà era con me, si è messo tutto nella busta e mi ha bustato tutto lei e si è dimenticata l'elastico. Il giorno dopo ritorno e dico: guardate, io ieri sono venuta e la sua collega si è dimenticata di darmi l'elastico. No, in realtà sono partita chiedendo se hanno trovato l'elastico in cassa. Però in realtà l'elastico non so se l'hanno trovato o meno. La commessa, siccome ha detto che elastico era, l'ho preso, niente, ha preso l'etichetta e l'ha rotto. Cioè, in realtà, vicino alle casse ci sono tipi calzini, tutta questa roba qui delle biancheria, e c'erano anche questi elastici, perché loro molte volte tengono proprio anche gli accessori per i capelli. L'ho visto, mi è piaciuto 3 euro, l'ho preso, però insomma non vi faccio vedere il prezzo proprio per questo motivo qua, perché le altre etichette ce l'hanno. Poi, allora, pensate che con l'altra maglietta non è l'etichetta, perché nel provarmela, cioè nel provarla e nel togliermi la maglietta, mi si è rotta ovviamente la targhettina, che ovviamente il prezzo è 9,99. Questa è bianca, è la taglia più grande, cioè in realtà vabbè, visto la pigliavo, è alla rovescia, ovviamente è alla rovescia. Vabbè, stanno passando in questo istante e vabbè, passerò pure, io intanto faccio il video. Allora, aspetta, la faccio vedere, è carina, perché questa è la taglia più grande, è esattamente un extra large. Questa qui è bianca. Questa in realtà si può indossare anche da sola. Si può vedere se si può indossare da sola. Scusate un attimo, Allora, scusate, ma ho preferito spengere un attimo perché poteva interferire col video. Allora, questa è la maglietta bianca che ho preso, e poi ne ho presa anche un'altra nera uguale, stesso modello. Vedete, faccio vedere, 9,99 il prezzo. Il cotone è buonissimo, nero. Adesso vi faccio vedere i pantaloni che si sono asciugati. Si sono asciugati e sono i medesimi. E di questo, che ho visto qualche video fa, avevo preso anche la canottiera uguale, così, anche da mettere sotto i golfini d'inverno, visto
visto che comunque dai, l'inverno sarà un po' mite, siamo un po' leggermente bagnati, vabbè, appoggiamo un attimino qua. E questi sono gli articoli tesenici che ho comprato. In realtà non è che abbia comprato chissà che dei pantaloni sportivi, sportivo elegante, delle magliette, un elastico, cioè questi sono stati gli acquisti. Poi io direi di andare un attimo sugli accessori. Io qui sono un po' combattuta perché in realtà volevo fare un video a parte anche sugli accessori. Poi magari se mi viene da farlo, poi tra qualche tempo lo farò. Però intanto comunque visto che ho fatto degli acquisti ve li faccio vedere. Allora, in realtà a me ultimamente mi sta piacendo tanto anche un po' qualcosa d'oro che non sia però un qualcosa di troppo eccessivo, un qualcosa che ti renda una persona un po' pacchiana, no? Perché sono quelle cose che ti possono appesantire, no? In realtà però questa me la sono provata e in realtà cioè mi piace perché poi le cose mi provo sempre. Poi cioè in realtà mi dicono sempre se ti piace della tele, insomma mi piace se insomma me la riporti, insomma certo non c'è problema. Ah, questa collanina è carina carina, l'ho presa anche in acciaio, tutta in acciaio. Non so dove l'ho messa perché l'ho messa in uno scatolone di là. E in realtà sì, se la trovo ve la faccio vedere. Questa collana qui carina carina, la vedete, con tutti i cuoricini. E si può regolare benissimo la lunghezza. Allora, tenete presente che d'inverno si tende molto a mettersi gli orecchini un po' più piccolini perché con i piumini, con i cappotti, le sciarpe, anche se comunque è sempre, sì, un inverno mite, tenderà ad essere un inverno mite, però qualche piumino se lo mette, qualche sciarpa se tira vento ed è normale. Quindi gli orecchini, cioè di massima lunghezza sono questi che vedete qua, cioè questa è la massima lunghezza che tengo d'inverno. D'estate anche una lunghezza un po' più grande. E questa è la collana pagata 7 euro, ok? Guardate quanto è bella, cioè ora c'è questa qui modello Ferragni, cioè ma è bella, cioè uno la può fare anche un po' più corta, cioè 7 euro una collana così, cioè l'andate a comprarla fuori, l'ha pagata anche 5 euro in più una collana del genere, perché c'è chi la mette di più, però mi tratta benissimo perché sono la sua cliente, diciamo fissa, questa mia amica. Perché ha delle cose molto molto carine. Poi farò un video a parte su questi articoli perché veramente merita. Allora, poi vediamo un pochino. Ah, l'ho trovata uguale, l'ho trovata, l'ho messa apposta nel sacco per farvela vedere. Perché io ho anche gli orecchini in acciaio normale e in acciaio dorato. Guardate, cioè è bella anche così. Però, cioè, essendo a girocollo, magari uno ci può mettere una collana un po' più lunga, se sta bene, però deve essere fine. Bisogna un po' vedere lì per lì. Poi ho preso. Ah, qui si apre, qui c'è qualcosa che non riesco a capire. Sì, è una collana celestina, in realtà non volevo mettermela, però ho aspettato. Allora, qui ce l'ho uguale con le stelline. Però mi mancava con i cuoricini, perché in realtà se uno ha una collana un po' più lunga con il cuore, effettivamente merita mettersi anche una collana un po' a girocollo. Poi in realtà il cookie celeste si indossa bene su tutti i tipi di colore. Questa è la collana, aspettate, come si mette? Che me l'ha messa un po' più lunga. Vedete, è con le perline celesti. Poi d'inverno che uno si mette molto di blu, molto di grigio, molto di nero, in realtà colori un po' più tenui, un po' più neutri, quindi secondo me anche una collana un pochino più colorata ci sta bene, che dà un po' di colore, smorza un po' il mortorio dell'abbigliamento. Da d'inverno ci si mette un po' più così, arrivi almeno con un gioiello, un articolo un po' più luminoso, un po' più colorato, dà un po' più di vita, diciamo, all'outfit, che sia su lilla o che sia su celestino, ovviamente.
da sempre quello spinta in più all'outfit. Quindi se io mi metto, vedete, aspettate, una collana così che rimane un po' tipo, aspettate, no? A giro collo. Io ora oggi questo, ecco, così vedete, che rimane qui. Uno ci mette una collana un po' più lunga dorata e rende tantissimo. Ripeto, quando uno si mette due collane così, gli orecchini devono essere sempre piccolini, non troppo grandi, altrimenti cioè rischia di appesantirsi. Sì, gli orecchini anche piccolini, quelli zirconcini o a cerchetto, secondo me rende tantissimo. Poi, ecco, tipo così, no? Questi sono degli orecchini che ho comprato. Non andavo, sono andata a camminare vicino a casa mia e ho trovato, aspetta, come si fa ad aprire? E sono entrata in questo negozio, cioè mi devo chiedere come si fa ad aprire questo negozio, e ho preso questi orecchini, ce l'ho anche bianchi uguale, non so se ve l'ho fatti vedere, a ferro di cavallo, a ferro di cavallo, tipo sì, a ferro di cavallo bianchi. Però questi sono rosa, guardate quanto sono carini, vedete, sono proprio carini, 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 e 3 euro l'uno, dai, 3 euro l'uno, ne valsa la pena perché mi piacciono tanto. Ora con l'inverno, questi stanno benissimo, qua accanto ci si mette un paio di orecchini, o con lo zircone, cioè da abbinare, allora, si può abbinare, visto che ho i vari buchi accanto, questo orecchino a cerchietto, o un altro cerchietto, oppure con dei zirconcini misto palline o cuoricini dorati con gli zirconi. Poi ho quasi finito, qua non so cosa c'ho qui dentro. Allora vediamo, ho preso un'altra cosina carina carina. Allora c'ho qui due collane. Allora io, cioè, devo dire che impazzisco tantissimo con gli zirconi, con le collane, con gli zirconi, mi piacciono tantissimo perché io credo che diano tanta tanta luce, anche se ci metti una collana sul dorato, tutto in acciaio, ma bisogna mettere insieme una un po' più corta, una un po' più lunga. Corta, ad esempio, secondo me con lo zircone, più lunga in acciaio normale. Da tanta luce anche questo all'outfit. Ora io dopo devo mettere a posto, ovviamente. Allora, una è il gattino, quello zircone. Wow, guardate quanto è carino il gattino. Però come sono vestita oggi, secondo me no, perché secondo me è troppo, no, cioè è troppo, cioè, se non metto troppi zirconcini. E poi andando ovviamente con l'altra collana, sì, me l'ha messa a poco, ma ha trattato veramente molto molto bene. C'è questa che è molto particolare, vi faccio vedere. Guarda, no, allora non so se si può chiudere. Questa rimane davvero a girocollo, che poi guardate, guardate quanto è bella, guardate, guardate, questa rimane sia a girocollo, e dove ci può mettere sì una collana più lunga, perché ha diciamo, questa specie di ciondolo che non va a finire giù, ma va a finire intorno, diciamo così, vi faccio vedere, aspettate, vi faccio vedere, rimane un po' così, però rimane a girocollo ma morbida. Cioè, rimane così, rimane morbida, poi ci metto una collana più lunga sotto. Cioè, vi faccio vedere per bene. Allora, questo è il, vi faccio vedere, questo è la collana che rimane un po' così, da tanta luce. Poi ho il gattino che è questo, vedete? Questo è il gattino. Questa rimane un po' più giù, o più o meno come quella che ho addosso. Poi, allora, concludendo, ovviamente, dai, qualcosa sempre di originale ci vuole. Allora, qualcosa di originale, semplice, questi orecchini, questi sono carini carini, non capite se sono in acciaio o meno.
però se sono ritratta bene, aspettate. Oh, finalmente, no, scusate, ma se no non mi sentivate, però se uno li tratta bene, non si sciupano, perché c'è sempre lo smalto davanti? Ah, vi stavo facendo vedere, scusate, ma avvicino un attimo, se no non vedete bene. Allora, faccio vedere, questo è l'orecchino, è sul dorato, vedete? Questi orecchini qua, che hanno lo smalto, non vanno mai messi nell'acqua, vanno puliti con un panno morbido e basta, non è altro, basta, si apre così a molla e dà molta luce, sono molto molto belli questi, non capisco, cioè anche poi il materiale comunque è buono, è di qualità, però quando piove uno, sto guardando un attimino, scusate, quando piove uno magari non li indossa per sicurezza, però quando c'è il sole così sì, l'importante è non, ovviamente come tutte le cose di cui non si sa se sono puro argento o acciaio, questi che ti ho fatto vedere tutti in acciaio, e non spruzzarci profumi, cose varie, alcol, eccetera. Poi, ripeto, se uno li tiene puliti in ogni sacchettino, non succede niente. Sempre. Poi se sì, in acqua li possiamo mettere, questi sono in argento, questi non hanno problemi di lavaggio. Però quando le collane hanno, ad esempio, le placature in smalto, non vanno assolutamente messi nell'acqua, si puliscono con un panno, ve lo dico perché poi rischiate che vi si rovini, diciamo, l'articolo in sé. Oh, poi ne ho pensati due, cosa vi posso sbizzarrire con tutti gli zirconi. Allora, questi non sono, oh no, questi li ho presi che sono troppo asciutti, sono troppo belli, vedete, sono belli belli belli, riuscite a vederli? E questi qui allora non sono in acciaio, questi sono in ottone, però vedete, visto che io ce n'ho tanti, le cambio tantissimo. Anche se sono ovviamente in ottone, non si sciupano. Il punto è sempre quello: quando piove, non si indossano. Ve li pulire un panno umido, ok? E un panno umido asciutto. E soprattutto l'importante è non spruzzarci i profumi. Poi, un'ultima cosa che ho comprato, e poi finalmente ho finito: ho preso questi, sì, questi sono proprio in acciaio. Questi si possono mettere in acqua, si possono benissimo. Aspettate, no, si vede però che sono in acciaio, non ce l'hanno il marchio Stein, però secondo me si vede che sono Stein, della Stein Steel. Ok, allora vi faccio vedere, scusate. Allora, questi paio di orecchini con tutte le palline sono davvero in acciaio, per davvero. Non c'è scritto, ma erano nel cartoncino scritto acciaio. Vi faccio vedere come sono bellini questi orecchini qua. Sapete come stanno bene uno che ha tanti buchi? Messi con gli orecchini a forma di pallina. Ecco, questi sono molto molto carini. Allora, questi non ho pagati tipo 6 euro, 5. No, questi ho pagati 5. Anche quella, no, questi che ho fatto, quelli proprio grandi li ho pagati 6 mi sembra, 5, no, ho pagato 2,5, quelli proprio grandi smaltati li ho pagati 6, credo, non mi ricordo. Comunque questi sono molto carini, sono in acciaio, ci si può fare anche il bagno volendo, la doccia, più che altro la doccia, io però me li tolgo sempre. Questi, se uno si sì, li vuole, può anche metterli nell'acqua. Per esempio questa collana, se si sporca un panno morbido e via, perché ho paura che nell'acqua si possa sciupare tutto qui. E niente, questi sono stati i miei acquisti, non ho pagato tanto. Questi non credo, forse li ho pagati 5 perché erano gli ultimi rimasti, e le collanine le ho pagate tipo 7 euro, una sciocchezza. Quindi, come vedete, cioè per vestirsi e per indossare gli accessori non conta quanto spendi, ma conta quello che compri, perché molte volte una persona si lega tanto ai brand. Sì, se uno vuole, qualche volta si può togliere anche uno sfizio di un brand un po' più costoso, però visto che
a chi piace tanto cambiare, magari di stare un po' attento anche a comprare accessori a prezzi ovviamente più abbordabili. Ovviamente questi sono articoli che a breve mi vedete addosso, perché finalmente ve l'ho fatti vedere. Quindi fatemi sapere voi quale articolo vi è piaciuto di più, quale articolo compereste. E sono contenta di aver fatto vedere il video, perché io mantengo sempre ovviamente le parole. Mi dispiace solo che da 2 giorni stavo così, perché ovviamente mi dovevano venire, mi sono venute, non stavo un granché, cioè non è che stavo male male male, però mi sentivo un po' così, no? Anche ieri ero un po' così per via del vento, perché dipende un po', a volte quando c'è molto vento non sto un granché, perché mi sentivo un po' il freddo addosso. Beh, sono cose che succedono. E niente, il video finisce qui. Allora, io i prossimi giorni porterò un tema di attualità. Poi, allora, prima vi porto il video che devo portare, ovviamente, così per chiarirmi un attimo, ma un video molto molto veloce. Poi arriverà il tema dell'attualità. Allora, io vi ringrazio per avermi seguita fin qua. Vi auguro di trascorrere, non so, buona serata, buon pomeriggio, perché devo editarlo, visto che comunque ho la telecamera, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!